salve a voi ascoltatori di Agenzia Stampa Italia. Oggi siamo in compagnia della signora Ivana a Francavilla al Mare, zona 720, via Antinori, per esporre un caso umano e di mala sanità che la signora sta vivendo insieme alla sua famiglia, dove ci sono due figli purtroppo disabili. Salve signora. Salve. Lei ha due figli purtroppo disabili, un ragazzo Fabrizio che ha dei problemi di disabilità mentale. E attualmente si sono aggravate le sue condizioni. Sì. Come mai si sono aggravate? Sì, voi ci avete chiamato perché avete riscontrato un aggravio di queste condizioni dovuto a dei fattori. Sì, in base a una cura, a un medicinale nuovo che gli stanno assumendo, a una puntura una volta al mese, perché prima assumeva il Seroquel. E il ragazzo, diciamo che era qualche volta aggressivo, però era, diciamo, più gestibile. Dunque, la cosa. C'è stato un nuovo farmaco sperimentale, sì, che è entrato nella cura, che gli hanno cambiato, però senza ricovero e senza niente, a casa. Da allora il ragazzo è cambiato. Dunque, da quando non ci sono più ricoveri, il ragazzo è peggiorato nelle, sì, sue condizioni. Prima, quando non stava bene, che il ragazzo aveva i suoi momenti critici, purtroppo a volte durante l'anno succedeva che nei momenti particolari il ragazzo stava un po' più in crisi. E come appoggio avevo questi ricoveri a Villa Serena, prima all'inizio Villa Pini, poi Villa Serena, che lo tenevano un mesetto, gli cambiavano la cura, lo osservavano, gli facevano i controlli, cioè mi ritornava a casa. Diciamo che per alcuni mesi il ragazzo stava quasi normale. Ma lei ha anche, ma intanto che cosa chiede per suo figlio? Uno, che voglio di nuovo questi ricoveri che non ci sono più, l'ultimo ricovero una settimana e lo rimandano a casa, perché la legge è questa, non ci sono più ricoveri per disabili. Quindi chiede che facciano questi ricoveri di breve termine, sì, per permettere di stare, sì, meglio. Sì, se non vi va bene lo rinchiudete, non lo potete tenere a casa in queste condizioni. Ma voi non vuole, lei non vuole che venga. No, io mio figlio l'ho cresciuto fino adesso. Ovviamente la madre non vuole che venga rinchiuso, no, il ragazzo. Perché impazzirebbe ancora di più. Io lo conosco, signora, il ragazzo, noi non potrebbe, vicino a questo suo dolore, però lei purtroppo vive anche un'altra situazione legata a sua figlia. Lei ha una figlia, sì, di 13 anni che purtroppo la ASL di Pescara purtroppo hanno causato a mia figlia una lesione dovuta a una sofferenza perinatale, in quanto per prenatale? Perinatale, perché praticamente avevo rotto le acque in 6-8 giorni. Mia figlia non so come ha potuto sopravvivere senza liquido, che loro dicevano che le acque si riformavano e io dovevo stare calma, invece mi gonfiavo sempre di più e sentivo male, fino a prendere la setticemia. La bambina anche è nata con le bolle, c'ha anche le cicatrici. Quindi lei ha, diciamo, mi sono dovuta segnalato, lei ha denunciato alle autorità giudiziare la ASL per, sì, questo disservizio. Sì, avevo il diabete gestazionale, non se ne sono accorti dopo 4-5 giorni ricoverata, nemmeno hanno preso
non l'hanno preso per niente in considerazione, proprio ero completamente ignorata fino a quando io con l'ossigeno, con le mie poche forze rimaste, gonfia, molto gonfia, ho detto, dicevo, non ce la faccio più, non ce la faccio più, perché loro passavano e dicevano, lei signora deve stare solo a riposo, lo sappiamo noi. E cosa è successo? Lei ha fatto... Dopo tre mesi cosa si sono accorti? Che questa bambina che cosa aveva? Che problema aveva? No, poi io con tutte le mie forze ho urlato che stavo malissimo, mi hanno detto ok signora la visitiamo, non mi hanno potuto nemmeno visitare, ma hanno soltanto dovuto allarmare la sala operatoria perché già ero in condizioni pietose. Signora, noi arriviamo al dunque. È che la bambina è nata, era molto grave, l'hanno portato con la culla termica in neonatologia. È venuto un pediatra a dirmi che aveva il fegato gonfio, aveva i reni. Dovevano mettere in lista addirittura per il trapianto dei reni, aveva il cuore gonfio, era tutta gonfia la bambina per quanto aveva sofferto. Voi avete fatto una causa contro la sì, la... l'ho vinta. E cosa è solo successo? Che non lo so, per me mi assumo tutte le responsabilità, si sono venduti perché da un tot di soldi che toccava mia figlia con una lesione cerebrale molto estesa, con una paresi tutto il lato destro, con tutti i problemi che ne conseguono. Mia figlia vale 170.000 euro. Avevo chiesto un accordo perché avevo già un figlio disabile in casa e il papà della bambina aveva avuto un incidente ed è morto. Un incidente suo, il papà della bambina? Sì, un ragazzo ubriaco, non l'ha visto e l'ha ucciso. Signora, lei che cosa chiede? In breve, in conclusione, perché siamo in chiusura. Allora, cosa chiede per il ragazzo figlia? Grande avere di nuovo questi ricoveri, non ricoveri a pagamento, perché io non me li posso permettere i ricoveri a pagamento. E invece per sua figlia? E per mia figlia voglio che venga riaperto il caso, voglio vedere, perché un altro avvocato, vedendo che la causa stava... stavamo perdendo la causa, l'avvocato ha chiesto di dargli le carte in mano, ci pensava lei perché lei era un avvocato che aveva le sue conoscenze, che dal suo ufficio non uscivano cause perse, poi il caso della bambina era talmente alla fine cadabile, cosa è successo? Doveva fare solo ricorso, e ricorso? Aveva tutti i giorni, e cosa è successo al ricorso? Non mi ha mai presentato il ricorso, mi ha fatto andare la causa in prescrizione e io l'ho coperta dopo tre anni perché non sapevo leggere le carte e nessun avvocato mi diceva la verità. Quindi, come abbiamo visto, e adesso visto, è troppo tardi. Signora, mia figlia cresce, signora, siamo in chiusura, con tanti problemi. Signora, siamo in chiusura. Allora, come avete visto, questo è un caso umano molto toccante e anche noi chiediamo che se c'è qualcosa da rivedere sicuramente venga rivisto e chiediamo appunto che sia fatta chiarezza su queste vicende, su questi casi umani, su questi casi tra virgolette di mala sanità. Da Cristiano Vignali è tutto per Agenzia Stampa Italia, qui da Francavilla al Mare.